Andrea Di Lucente, dunque, non c'è stata alcuna sorpresa, insomma, perché diciamo, il Vasto Girardi, che in questo momento è l'unica squadra che geograficamente appartiene al Molise, comunque farà il girone F insieme anche alle altre due, l'Aurora Alto Casertano e l'FC Matese, che comunque provengono dal campionato d'eccellenza molisano. Sì, già sapevamo che almeno noi tre stavamo insieme. In un incontro avuto da noi tre società, col presidente di Cristinzi e col vicepresidente della Lega Nazionale Dilettante, c'era stato garantito che almeno le tre molisane, perché io così le chiamo, perché fanno i nostri campionati e sono cresciute insieme a noi negli anni, dovevamo stare insieme. Nessuna sorpresa, il girone è sempre lo stesso, con le marchigiane, le abruzzesi e due laziali. Quest'anno c'è la sorpresa del Trastevere che sostituisce Rieti, però tutto sommato è un girone che conosciamo, è un girone dove si gioca a calcio, dove non ci sono fattori esterni, ma ci sono tutte squadre attrezzate, ci sono squadre blasonate, quest'anno arriva la San Benedettese che ha una storia importante, quindi andiamo avanti sperando di fare bene. Ecco, voi l'anno scorso avete fatto davvero, davvero bene, ne è la prova anche il fatto che, ad esempio, Mercai, insomma, già da tempo si è accasato in una squadra professionistica. Quest'anno avete perso Giorgio Palermo, direttore sportivo, però è arrivato Ganci, il tecnico è lo stesso, quindi in qualche maniera. Tu come presidente hai voluto dare continuità al progetto? Sì, il nostro progetto è e rimane sempre lo stesso, quello di una squadra giovane, di una squadra che possa far crescere alcuni giocatori, una squadra che deve essere una vetrina. Vasto Girardi, io lo dico sempre, non potrà mai avere il giocatore a cifre importanti o il centravanti da 20-30 gol che ha fatto l'anno prima. Però può avere tra le sue fila il giovane importante che vuole crescere, vuole avere la sicurezza di giocare in una piazza tranquilla dove non ci sono le pressioni, oppure il giocatore che dopo un paio di annate in chiaroscuro vuole rilanciarsi. La tranquillità che c'è a Vasto Girardi senza le pressioni di un pubblico numeroso, caldo, di una società che è sempre lì col fiato sul collo, non ci sono. Sicuramente vogliamo sempre fare bene, questo è quello che chiediamo ai nostri giocatori, di fare bene e di essere sempre una squadra in crescendo. Ecco, un'ultima cosa volevo chiederti perché evidentemente proprio Vasto Girardi, che è un centro abbastanza piccolo sotto il profilo degli abitanti, in questo momento è il punto di riferimento del Molise, perché poi sono d'accordo anche io con te che sia l'FC Matese che l'Aurora Alto Casertano fanno parte del calcio molisano. Però, insomma, parlando proprio della nostra regione, un centro piccolo come Vasto Girardi è il punto di riferimento, diciamo, del campionato di quarta serie a livello regionale. Questo, se mi consenti, perché tu non lo dirai mai, però proprio grazie a te. Ma sì, tanti sacrifici che faccio io personalmente, che fa il mio gruppo di amici, i tanti che mi danno una mano, li vediamo giornalmente. Io non voglio onori, vorrei soltanto un po' più di attenzione da parte dei cittadini di Vasto Girardi, da parte dell'Alto Molise, a starci vicino. Noi non chiediamo grossi sacrifici, cerchiamo soltanto di starci vicino e di non farci perdere la passione e la voglia di continuare a fare calcio
a Vasto Girardi, perché nel momento in cui inizia a mancare la voglia si perdono gli stimoli per andare avanti. Quindi quello che chiediamo è che anche quei pochi cittadini che ci sono vengano la domenica a vedere la partita, non solo di Vasto Girardi, ma anche dell'Alto Molise, perché è importante anche per noi sentire la vicinanza della gente, non solo dell'amministrazione con cui ci sono state delle divergenze. Spero che anche loro capiscano che la squadra è un volano anche per l'economia. Quest'anno siamo stati in ritiro per la prima volta a Vasto Girardi, siamo stati nella struttura di Staffoli Horses che è a Vasto Girardi, facendo pernottare i nostri giocatori lì, hanno frequentato il paese, hanno frequentato i locali che ci sono a Vasto Girardi, un minimo di economia l'abbiamo fatta muovere anche noi.